Ciao da Erika, insegnante di Pilates nella vita e oggi in veste di pasticcera pasticciona. Chiedo già perdono a chi è esperto nel settore perché io non sono una professionista, è solamente una ricettina che voglio condividere perché è, a mio parere, buonissima per uno snack fatto di dolcezza ma che non sia pieno di schifezzacce. Mettiamo in una ciotola 2 cucchiai di farina di mandorle, 2 cucchiai di zucchero di cocco, 3 cucchiai di cacao e mescoliamo per benino in modo da rendere il tutto più omogeneo possibile. Così. Poi aggiungiamo 4 cucchiai di olio di cocco sciolto, che buono, io lo adoro, lo uso un sacco. E mescoliamo con una bella frusta in modo tale da rendere tutto più omogeneo, evitando di far cadere tutto. Questo è il risultato finale. Io ho aggiunto poi dell'uvetta per dare un po' più di dolcezza, ma puoi aggiungere quello che preferisci, per esempio delle noci, delle nocciole, qualsiasi cosa ti faccia piacere. Se hai degli stampini per i cioccolatini, benissimo, io non li trovavo, quindi ho deciso di mettere il tutto su un foglio di carta da forno, stendendolo in una maniera più o meno omogenea, più o meno, perché la mia manualità fa schifo, infatti rido di me stessa e delle mie grandi doti culinarie, ma fa niente. In ogni caso è importantissimo fare un test di qualità come quello che sto per fare adesso per vedere se sì, funziona. E semplicemente mettiamo in frigorifero per un paio d'ore. E questo è il risultato finale dei cioccolatini, sono buonissimi, veramente buonissimi. Io quando li faccio vanno subito a ruba e li adora anche la mia bambina. E spero che possano piacere anche a te, ti lascio la ricettina qua sotto in modo tale che tu possa riprodurla. Gli ingredienti sono facili da reperire, si trovano sia al supermercato che nei negozi biologici, quindi se la provi fammi sapere, non dimenticarti di lasciarmi un like se il video ti è piaciuto, di iscriverti al canale per rimanere aggiornata su tutti i contenuti che pubblico di settimana in settimana e se ti va seguimi su Instagram, mi trovi come Buelli Erika con la K.